Damanhur è un movimento spirituale d'età d'acquario. Siamo nati 18 anni fa, qui in Canavese, per volontà di Oberto Airaudi, con il quale abbiamo collaborato e lavorato fin dall'inizio. È ancora l'attuale ispiratore della comunità di Damanhur. Damanhur che a tutt'oggi lavora nel campo del sociale, nel campo dello spirituale e altresì nel campo della ricerca eterogenea. Noi ci siamo definiti fino a poco tempo fa un esperimento sociale. A tutti gli effetti oggi siamo una realtà, perché dopo 15 anni di lavoro assiduo, 600 persone impiegate all'interno di attività come la scuola, come l'artigianato, come la ricerca, condotta nel campo del paranormale, così come nelle medicine naturali, ma altresì in diversi campi che riguardano la vita di tutti i giorni, per poter ricongiungere due opposti, una dualità che da sempre separa l'uomo. La struttura propria della comunità favorisce la responsabilizzazione dell'individuo. Ci sono dei ruoli sociali nei quali l'esperienza si forma e nei quali si impara proprio a vivere, si impara a dirigere gli altri, si impara a guidare le esperienze di gruppo e soprattutto ci si incontra e scontra in un processo di crescita e di evoluzione che sta alla base proprio di Damanhur in senso stretto. La comunità non può superare 220 unità, come altri 20 si sdoppia e se ne formano altri, proprio per preservare un discorso di rapporti umani che se il numero diventa troppo elevato ne verrebbe meno, nel senso che si rischia proprio di non entrare neanche in contatto, di conoscersi. La città oggi è sostanzialmente un tumore esperienziale, poiché non rappresenta i canoni che l'uomo persegue, che la vita vorrebbe. Damanhur è un'alternativa, è un modo di pensare la vita con formule nuove, direi nuove e antiche, poiché la tribù di 200 persone circa, che è la comunità che pensa oggi Damanhur, è una formula che sopravvive da sempre e che l'uomo ha scelto istintivamente. Qui in Damanhur vivono molte persone che hanno lasciato la città per cercare una formula di vita più a misura d'uomo, una formula di vita nella quale potersi esprimere e nella quale poter trovare quei ruoli che spesso ci vengono sottratti. La comunità investe tantissimo, il 40% all'interno della comunità riguardante l'aspetto dell'istruzione, quindi abbiamo un asilo nido, una scuola materna, una scuola elementare e in futuro anche una scuola media. Perché appunto cerchiamo di formare anche, dare anche questa esperienza alternativa, comunicarla anche in maniera organizzata, anche comunque ai nostri figli, anche se comunque i figli rimangono ospiti fino a quando non decideranno loro di diventare cittadini, sono considerati ospiti, non appartenenti alla comunità. La base della relazione sociale è una costituzione che accoglie i principi fondamentali della comunità, che vanno dall'applicazione del pensiero positivo, che implica credere nell'uomo a tutti gli effetti, fino alla solidarietà. Quindi a quel presupposto di vicinanza che ha animato la comunità fin dall'inizio. Possiamo dire che la qualità della vita che si è riusciti a produrre in Damanhur è il segno migliore del lavoro di tutti questi anni, una qualità della vita che è stata la riprova che le scelte che abbiamo voluto fare e in particolare ciò in cui abbiamo voluto credere ha un senso e rappresenta tutt'oggi degli elementi nei quali riconoscerci e continuare peraltro a lavorare.